Salve a tutti, sono Zanon Pierluigi, sono candidato al Consiglio Comunale di Venezia, mi trovo di fronte alla municipalità di Marghera, come vedete appunto molto ben curata. Noi adesso ci addentreremo al Parco Emmer che è adiacente appunto alla municipalità e illustreremo un po' come si trova la situazione parchi. Varie associazioni si sono succedute qui per la preservazione del parco. L'ultima è Viviamo al Parco Emmer, che per fortuna ha avuto un grosso seguito per organizzare eventi, organizzare comunque una rinascita di questo parco che comunque era nato per la comunità. Purtroppo non è stato sempre così. La fase alterna è stato occupato da minoranze e da comunque persone che non avevano a cuore la manutenzione del parco, lo sfruttavano soltanto a fini egoistici. Successivamente, a fasi alterne, ripeto, il parco è stato curato. Naturalmente possiamo notare, il buon Andrea ci sta illustrando la situazione del verde pubblico, che comunque è pagato da tutti noi contribuenti e lascia abbastanza a desiderare. Bene, questa era l'area gioco bambini a fianco di queste montagnole, dove tuttora comunque viene esercitata un'attività massiccia di spaccio. L'amministrazione ha pensato bene di spostare i giochi in quella radura. Quindi passiamo da una situazione di parco progettato per il gioco di bambini in sicurezza, con tanto di piattaforme in gomma, eccetera, a una situazione che va benissimo, per carità, però non ha nulla a che vedere con il progetto originario. Soprattutto noi spostiamo di 50 metri i ragazzini, quindi non è che vogliamo dire è una soluzione. La soluzione sarebbe forse attrezzare le forze dell'ordine. Non si sa bene come mai, fatalità, qui si opera lo spaccio, si opera vandalismo, si operano tutte le nefandezze vicino appunto a una caserma di polizia. Concludendo, direi che non serve la bacchetta magica o la lampada d'Aladino per capire che basterebbe poco. Per volere mettere a posto questa situazione bastava aiutare i vari custodi che si sono succeduti alla casetta che vi ho mostrato prima. La soluzione quindi è molto semplice. Noi del Movimento 5 Stelle non stiamo a guardare i nostri interessi personali, guardiamo gli interessi di tutti quanti i cittadini, e per supportare e per aiutare i cittadini ci vuole veramente poco con quello che i cittadini spendono ogni giorno per la comunità. Siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno.